Mike, sveglia! Che altro... Ho capito che la Lazio ha perso 4-1, però dai, su! Ma dai, siamo con te! Sono passati mesi, sono passati anni! Mesi. Ma che mesi? Era la settimana scorsa! No, però la cosa che mi fa troppo ridere è che il 4-1 è passato mesi, è ancora versata la coppa in faccia, 71esimo esatto, lui, 29esimo minuto calciatore, sì, capito? Anno, 10 anni, 71 porta... è il minuto o l'anno? Sì. Vabbè ragazzi, sì. Ma che se ride se scherza, però sì. Le vittorie contano. Appunto! E non tutte contano uguali. E comunque questo raga... Sono proprio le sfide dei poveri, quelli che hanno meno scudetti di Padoin. No. Sono contrariato a questa cosa. Cominciamo il nostro episodio di In Segreto, dai. E dunque, bentornati ragazzi su iNewb Channel, il canale di Scassi. Quest'oggi siamo tornati con la gente che si scanna per il calcio, un laziale e un romanista. E non è una barzelletta. Infatti ragazzi, questo video potrebbe iniziare così: c'è un romano, due trentini e un brasiliano in una stanza d'albergo. Però, allora ragazzi, visto che io sono un uomo giusto e un uomo del popolo, facciamo questo video per divertirci, mai del calcio non ci importa niente, giusto? A te non importa che non vinci? Sei a me non importa! E oggi cosa possiamo cercare se non segreti riguardanti la Lazio e la Roma? E a Roma! E per questa occasione speciale io direi di arrivare almeno a 30.000? 30.000 like. Oh, raga, non fate i dirchi come l'ho dito. Secondo me 30.000 è una cifra onesta. 30, raga, facciamo 30.000 subito e 5.000 a rate nei prossimi due anni. Bonus se facciamo almeno 3 gol. Dai. Onesto, onestissimo. Donna di 20 anni. Ok. Ambra. Ambra 15 anni fa. Esatto, Ambra 5 anni fa. Più o meno. Sono fidanzata da 2 anni con un ragazzo malato per la Lazio. Mai scioscia. Potrei essere anch'io. Ma lo tradisco da più di 6 mesi con il suo migliore amico romanista. Guardalo qua. Vabbè. Non dico nulla perché si butterebbe da un ponte. Aspetta raga, dal ponte da Riccia. Vi dico solo una cosa ragazzi, su In Segreto sapete che ci sono un sacco di segreti fake. E questo è chiaramente un fake, perché non esiste un tifoso della Lazio che ha come miglior amico un romanista. Che è proprio fake. E comunque cioè, proprio non c'hai rispetto. Cioè raga, questa è proprio una da cestina, cioè stai col top Stai col top. Donna 15 anni, mio fratello, grandissimo bestemmiatore, 22 anni. Quindi è veneto. È veneto. Comunque oppure Murri. Comunque è importante sottolineare i 22 anni, grande bestemmiatore di 22 anni, quindi con una carriera davanti incredibile. Si è fidanzato con la figlia di un insegnante di religione. Mentre guardava la finale di Coppa Italia con la sua ragazza, essendo romanista sfegatato, al gol della Lazio non riusciva a trattenersi e tirò uno di quei bestemmioni che arrivano dritti dal cielo. Morale della favola, bestemmiò anche lei compiaciuta ammettendo: cazzo, quanto ce vuole. Credo si sposeranno presto. Uniti da un dramma sportivo che si è consumato il 26 maggio al 71esimo minuto. Guarda, questi qui mo si sposano, ragazzi. Si sposeranno grazie a Lulic. Ragazzi, il segreto è del 28 maggio 2013. Quindi il giorno prima era il 27 maggio. Il giorno che dicevi 20, tu? Due giorni dopo il 26 maggio. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? È l'unica partita che la Lazio ha vinto contro Roma, esatto, quanto pare di importante. Ragazzi, l'unica partita che contava. Uomo di 26 anni. Dico a tutti che tifo Inter e ormai la seguo sempre. La verità è che sono laziale, ma tutta tifoseria mi sta sul cazzo, dato che sono fascisti e fanno la morale sulla Roma quando loro sono peggio. Quindi gufo totale. Pensa, ma fascista. Ma non è laziale allora? Non è laziale allora? Ma no, ma infatti c'è questo senso, credo che io, cioè, che non c'ha senso. Cosa vuol dire? Sono laziale, ma mi vergogno di esserlo e gufo la mia squadra. Esatto. Non ti farla, non c'è senso. Comunque ragazzi, siamo in segreto, adesso andiamo a leggere le porcate, su. Esce le porcate. 8. Uomo di 17 anni, sono della Lazio, ma quando sono solo ascolto l'inno della Roma. È troppo bello. Oh, ma sti laziali.
Cioè, cerchi della Lazio, cerchi della Roma. Esce lo schifo proprio. Cioè, laziali che si vergognano di essere della Lazio. No, perché raga, cambiate squadra. Laziali, cioè, è come, raga, allora. Momento, un attimo. Qua ragazzi, devo tirare fuori un capostipite della mia serie su Insegreto, ovvero tutti quelli che prima di fare qualsiasi cosa mettono le mani avanti e dicono sono etero. E poi cominciano con la bocciata. E qua dice Sono della Lazio. Però mi piace pure la Roma. Non sei della Lazio. È come dire, ma gli piace allora, l'inno della Roma perché è troppo bello. Roma. Cioè, cuore desta città. Fatelo stare zitto. Vabbè. L'unico grande amore di tante tanta gente che hai fatto innamorare. Mi piace la Fregna. Però un cazzo in culo. Cioè, non si disdegna, no? Cioè, no, non funziona così. Sei stato montato al contrario. Evidentemente qualcosa non va bene in te. Uomo di 42 anni. Quando ero giovane, 16 anni, ero una promessa del calcio. Un giorno un osservatore della Roma venne a vedere una mia partita e mi chiese se volevo andare a giocare per loro. Rifiutai perché sono un tifoso accanito della Lazio. Mi prendo tuttora di quella decisione. Te credo un coglione. Pure che Andrea va dalla Roma e gioca con la Lazio. Però mica un coglione come te a deficiente. Vabbè, ma lui era la promessa del calcio. Ma dipende che promessa gli aveva fatta al calcio. Cioè, perché se gli aveva promesso tipo i tortellini. Come quel ragazzino fa: prestami il gioco che te lo riporto subito. Non sapevi più. Stessa cosa. Uomo di 25 anni. Sono di Roma, ma vivo e lavoro a Manchester. Allora, sbaglio o il Manchester gliene ha fatti tipo 14 alla Roma nelle ultime due partite? No, dipende. Non è vero, non è mai successo, ragazzi, no? Non è vero, non è vero. Vabbè, era il Bayern. Ah no, il Barcellona. Quando qui c'è stata la partita della Roma, sono venuti dei miei amici in trasferta da Roma e dopo che loro sono usciti dalla partita ci siamo ubriacati pesantemente. Giusto. Beh, hai preso 7 bere, dimentichiamocene. Non l'ha scritto però. Il segreto è che la mattina mi sono svegliato con un tatuaggio, per fortuna sulla chiappa, quindi ben nascosto, con scritto: si nasce e si muore con la Roma nel cuore, ma io sono della Lazio. Cioè, sti laziali che non allora, sono laziali ma sono romanisti. Ma a parte quello, ti sei ubriacato e in una notte sei riuscito a tatuarti il culo. Cioè, dove lo trovi un tatuatore che lavora di notte? Ah, e dato un ubriaco che gli domani di tatuarsi Roma nel cuore. Si sì, è vista la notte da leone troppe volte. Sì, anche secondo me. Sì. Probabilmente aveva un leone che nella vasca da bagno anche questo. Donna di 16 anni. Io e mia sorella abbiamo rotto il telecomando a metà mentre stavamo guardando la partita della Roma. E abbiamo giusto, con tutti i gol che si mangia Zecco. Porca trota. Forse era ancora quella del Manchester. E abbiamo deciso di non dire nulla ai nostri genitori. Oggi hanno deciso di separarsi. Perché non può mettere le domande. È stata una goccia che ho fatto tra la dai, ragazzi, a 16 anni è quella la scusa che gli dai. Oh, non trovo più il telecomando. Basta, con te non ci voglio vivere più. Ragazzi, ultimo segreto perché si è fatta una certa. E stavolta non sono le 4 del pomeriggio, ma sono le 11 e mezza. Donna di 16 anni. L'ultima volta che ha avuto supplenza è venuto in classe un prof che assomigliava dannatamente a Totti. Allora, mamma mia, i congiuntivi. Sarà stato sicuramente un professore di italiano. Pezzi del merda. Inizia a fare: oh, regà, insomma, oggi. E niente, devo iniziare a fare la lezione. Secondo me i romanisti più recenti non sanno contare. Ma avrebbe dovuto interrogare però oggi. Guarda il flame qua sotto. Io mi diverto con il flame, flammatemi l'anima. Assomigliava dannatamente a Totti. E la mia compagna di banco, tifosissima della Roma, ha iniziato a sbavargli appresso. Dopo l'ha lavato. Ma che cazzo dice questa? Dopo poco l'ho vista toccarsi e poi è corsa in bagno. Ma non è vero, ve lo giuro, è stato epico. Ma non è. Pensa che l'ultima volta hanno fatto con me, che non sono entrato. Oh regà, supplente era Brazzo Crew e mi sono toccata perché non ce la facevo più resistere. No, perché il supplente Brazzo Crew è entrato in classe e tutti sono andati incinta. Quando comincia a parlare brasiliano, oh folla portoghese. Polici fatonici. Diventano tutti DJ, diventano.
Direi che può bastare. Basta, basta. Beh, ci stava il commento zozzo. Dai, ci sta, in segreto. Ok, ragazzi, io direi che possiamo concludere qui l'episodio. Arriviamo a 30.000 like dal camper. Da Spawn. Da Brazzo Crew. E da Mike Shosha. È tutto, noi ci vediamo. Fixami la mano. Come? Come? Lo sa Murri come? Come ci vediamo? Al prossimo video! Woo!